Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing del mese di luglio. Questo sarà il video unboxing appunto dei manga perché proprio adesso sono appena tornata dalla fumetteria e ho deciso stavolta di registrarlo subito, poi dopo lo editerò dato che devo ancora editare il video unboxing di ciò che abbiamo comprato io e il mio ragazzo al Bologna Nerd Show. Sicuramente dopo di quello editerò questo. Comunque sicuramente voi l'avrete già visto al un momento perché sicuramente sarà già online quello del Bologna Nerd Show. E allora vi devo mostrare un bel po' di cose perché questo mese mi sono davvero dato alla pazza gioia. Ho comprato tantissime cose perché il mese scorso, mi sa che l'avevo anche detto il video unboxing, ma alcune cose, dato che era una casella troppo piena di roba, troppo costosa, ho dovuto lasciare là qualche cosa a giugno e oggi sono andata a prenderla e l'ho svuotata tutta. Superava di gran lunga i 100 euro, ma insomma c'era poco che potessi fare, era da prendere, non potevo lasciarli di nuovo lì. E non potevo neanche levarli perché li voglio leggere tutti. Non ho ancora letto tutti quelli che ho comprato a giugno, infatti sono una bruttissima persona, però dovrò assolutamente recuperarli, ma tra mille cose non ho avuto il tempo, diciamo così, fra lavoro, Bologna Nerd Show, il nazionale di Yu-Gi-Oh! Del mio compagno, cioè insomma è stato un po' un mese molto pieno giugno, quindi non ho avuto la possibilità di leggerli. Allora, iniziamo subito con gli shonen, dato che ce li ho qua in pole position, li ho già messi in ordine, spero di non aver sbagliato, ecco, l'ordine, cose così. Comunque iniziamo subito con gli shonen e vi mostro due volumi. Abbiamo allora Tokyo Revengers 15 e il 16, eccoli qua in tutto il loro splendore. Le copertine mi fanno sempre impazzire da morire, veramente mi piacciono terribilmente. Sono contenta che finalmente abbiamo anche la key visual della seconda stagione di Tokyo Revengers, ne sono veramente contenta. E comunque adesso ve li mostro, eccoli qua. Aspettate che mi avvicino un attimo, cioè a parte i disegni e tutto, ma la storia mi sta prendendo veramente tantissimo. Sapete che io faccio, cioè ho molta difficoltà nel leggere gli shonen, però Tokyo Revengers si è rivelata una lettura veramente molto semplice, nel senso che è una storia per niente, diciamo, cioè è piena di azione e tutto, ma si è rivelata per me una lettura molto semplice, nonostante io gli shonen non riesca a leggerli. Comunque eccoli qua in tutto il loro splendore. Dico subito che cercherò di andare molto in fretta per questo video unboxing, dato che ho moltissime cose da mostrarvi. Perciò abbiamo Tokyo Revengers volume 15 e volume 16. Poi vado avanti con un altro shonen ed è, ecco qui, Solo Leveling 7, edito dalla Star Comics al prezzo di 8,90 euro, eccolo lì. E niente, io non l'ho ancora letto, vi avevo detto che avrei cercato di leggere i volumi che non avevo ancora letto, ma sfortunatamente non ci sono riuscita, proprio per mancanza di tempo. Poi sapete, sono quei momenti dove c'è il blocco del lettore, cioè io continuo a comprare, ma alla fine leggo poco e niente. Sicuramente recupererò, mi è già capitato anche i mesi scorsi e non mi è dispiaciuto alla fin fine, perché quello che non avevo letto l'ho recuperato tutto in pochissimo tempo. Quindi veramente una soddisfazione enorme quando avevo 10.000 cose da leggere e pam 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 pam, li ho letti uno dietro l'altro, mi è piaciuto tantissimo. Perciò abbiamo appunto Solo Leveling volume 7 e siamo già al settimo, quindi devo recuperarlo in lettura il più velocemente possibile. E poi iniziamo con gli shoujo. Vi mostro subito uno shoujo che è arrivato da pochissimo con un cut price pazzesco, soprattutto perché non me l'aspettavo dall'editore. E sicuramente è il prezzo di lancio del primo volume, io ne sono stata felicissima, forse avete già capito di chi sto parlando. Ebbene, eccolo qui, abbiamo finalmente ragazzi Nammai Kizakari. Allora, edito Planet al prezzo di 3,99 euro perché è il cut price. In realtà costerebbe, sono certa che l'abbiano messo qui da qualche parte, devo solo levare la fascettina secondo me, esatto. Vediamo un attimo, eccolo qua.
al prezzo di 7 euro, ragazzi. Allora, i prezzi della Planet li conosciamo, però io non potevo lasciare lì la Mikey Zachary, perché l'ho aspettato tanto, uno shoujo che mi è piaciuto, l'ho letto in scan, davvero, mi è piaciuto molto. Il titolo, ma che sfacciato, cioè parliamone un attimo ragazzi, io adesso mi soffermerò molto velocemente su questa cosa, sicuramente nel post recensione anche del primo volume, magari ve lo scriverò, e due righe proprio, ma è un titolo che non gli si addice per niente, io non so perché l'abbiano cambiato, la Planet Manga non ci azzecca mai con i titoli, perché vi basta pensare anche da Karetai, che adesso si chiama Il mio dannato rivale, io non credo di poterlo dire adesso in videocamera, ma all'inizio si chiamava Il mio rivale, non lo dico, ma chi non lo sapeva, per chi non lo sa, prima aveva un altro titolo ed è una parolaccia, quindi non so neanche se posso dirlo, quindi eviterò di esprimermi. E hanno deciso di cambiarlo in Il mio dannato rivale, perché sicuramente aveva una risonanza migliore, non era una brutta parola, insomma. Comunque la Planet non ci azzecca mai con i titoli, come anche qui, cioè, ma che sfacciato, non potevi lasciare Nameki Zachary e basta, io mi chiedo. Comunque niente, ve lo sfoglio perché io non l'ho ancora sfogliato, cioè ragazzi, stupendo avere Nameki Zachary qui in italiano, è un'emozione. In realtà si sapeva già da tempo che Nameki Zachary era stato preso da qualcuno, ma non si sapeva chi. Poi l'hanno annunciato, non mi ricordo quando, non a Lucca dell'anno scorso credo, ma comunque l'hanno annunciato e siamo tutte esplose. E niente, non lo continuerò, lo finirò, non mi ricordo adesso quanti volumi in totale c'erano in Giappone, forse siamo su una ventina. E niente, lo finirò e lo completerò sicuramente, perché mi piace molto. E a parte il titolo, comunque in ogni caso abbiamo appunto Nameki Zachary volume 1. Poi andando avanti abbiamo il secondo volume di 36.000 secondi al giorno. Allora, il primo volume mi era stato regalato appunto dalla Magic Press, edito Magic Press, al prezzo di 6,50 euro, eccolo qua. Il primo volume mi era stato regalato dalla Magic Press, appunto, questo l'ho dovuto comprare io, però sono soldi che assolutamente io adoro spendere, perché sono opere che mi piacciono. L'avevo letto in scan, nell'unboxing che vi avevo fatto sul primo volume vi avevo spiegato che io adoro la Fukuyama, è una mangaka che ha già non editato, ma insomma ha scritto, prodotto altre due opere che io adoro, tra cui uno è Fukumen Kainos, che sicuramente lo conoscerete, è un anime che il titolo in realtà straniero è Anonymous Noise, credo, e poi ce n'è un altro basato invece su una specie di furry, ma non è proprio furry, diciamo così, che sono umani con caratteristiche animali, a me è piaciuto da matti e sono veramente contenta che abbiano portato anche 36.000 secondi al giorno, perché è proprio un manga molto carino che finalmente tratta anche tematiche sui ragazzi, perché qua i protagonisti sono ragazzi, 5 amici credo, è un po' un Savage Season al maschile, diciamo così, molto 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 carino. Perciò niente, abbiamo 36.000 secondi al giorno volume 2. Andando avanti con gli shoujo, abbiamo finalmente anche il 16° volume di Queen's Quality, edito dalla Star Comics, al prezzo di 4,50 euro, qui in alto se riesco a mostrarvelo, perfetto. E dietro è un po' ruvido, peccato, credo di aver beccato come al solito la coppia fallata, però vabbè, poco male. È uno dei pochissimi manga che ancora è cartonato, insomma, senza sovraccoperta, abbastanza rigido, però è una storia che a me piace tantissimo. Non starò qui a ripetermi per la 100.000.000esima volta su quanto io adori la Motomi, però insomma è uno shoujo molto molto bello. Non so se sta arrivando ormai al suo climax, nel senso alla conclusione,
Spero che la Motomi Sensei non porti troppo per le lunghe questa storia, perché ha talmente tanto valore che secondo me se dovesse arrivare anche solo a 25-26 volumi sarebbero troppi. Ormai cioè, si sta avviando, spero, nel suo arco conclusivo. Perciò niente, lo leggerò, non ho ancora letto il 15, credo, lo leggerò sicuramente. Perciò abbiamo Queen's Quality volume 16. Andando avanti con gli shoujo, abbiamo due volumi di Living no Matsunaga-san. Abbiamo il volume, questo è il 7 e questo è l'8. Spero di non aver sbagliato, ho detto una cavolata, no, è giusto. Entrambi editi Star Comics, entrambi al prezzo di 5,50 euro. E niente, io non ho ancora letto gli altri, ma conosco molto bene la storia perché l'ho letta tutta in scan fin dal suo primo giorno di uscita del primo capitolo, ormai anni fa. E niente, quindi mi piace, è carino, spero che porteranno shoujo di valore molto più alto, come vi dico sempre, perché sì, Living no Matsunaga-san è carino, ma carino e basta. È pieno di cliché, Matsunaga-san per carità è il ragazzo proprio figone della situazione, ma a parte i soliti cliché shoujo non c'è niente di che. Sfortunatamente lo shoujo sta pian piano morendo, secondo me, in Italia perché non stanno più portando opere di gran valore. Per esempio, adesso hanno appunto portato Namaiki Zachary, che per carità è già molto più maturo rispetto a uno shoujo normale, perché lì si parte subito con ragazzi che conoscono molto bene l'amore, diciamo, e non c'è bisogno di stare dietro ai soliti cliché shoujo. Anzi, nel primo volume credo che finiscano già insieme, forse in Namaiki Zachary. Comunque, in ogni caso, credo, vado proprio a memoria. Invece, Living no Matsunaga-san è proprio uno shoujo classico pieno di cliché e basta. Perciò abbiamo Living no Matsunaga-san volumi 7 e 8. Poi, andando avanti con gli shoujo, l'ultimo di questa casella, e poi abbiamo gli yaoi, e abbiamo Akagami no Shira Yukihime, volume 15. Non mi ricordo se ho letto il 14, comunque dopo lo scoprirò sicuramente. Edito dalla Star Comics al prezzo anche lui di 5,50 euro. E niente, una storia che mi piace, lo sapete. Un po' meno cliché degli altri e comunque un po' più di avventura, sicuramente più avvincente. Alcune volte si perde un po' con alcuni capitoli, però tutto sommato non mi dispiace, soprattutto io spero sempre in Obi, perché con il manga non mi ricordo fin dove ero arrivata a leggerlo in scan, quindi lo scoprirò man mano che andrò avanti, ma credo che già questi ultimi volumi io non li abbia letti. Credo di essere arrivata al decimo in scan, e quindi sicuramente io questa parte di storia non la conosco, anche perché siamo ben oltre la seconda stagione dell'anime, quindi niente, continuerò sicuramente a leggerlo perché sono molto curiosa. Perciò abbiamo Akagami no Shirouki-hime volume 15. Poi adesso passiamo agli yaoi e iniziamo subito con un manga che avevo lasciato là il mese scorso, quindi in fumetteria, ed è, finalmente ce l'ho anch'io, Bokura no Tsuzuki, ovvero Il nostro futuro, edito J-Pop della fantastica Amamiya, e al prezzo di 6,90 euro, questo in questo caso è un volume unico, appunto, come potete leggere qui. È un manga che volevo tanto avere perché avevo letto la sua versione in scan e mi era piaciuto da matti, veramente mi era piaciuto tantissimo. E niente, perciò però sfortunatamente ho dovuto scegliere quali manga lasciare lì il mese scorso e ho dovuto lasciare la Bokura no Tsuzuki, ma alla fine sono riuscita a recuperarlo perché sapevo che l'avrei preso il mese dopo, figuriamoci se non l'avessi proprio preso. E niente, è uno yaoi molto carino. A me era piaciuto davvero tantissimo, non ho ancora letto Cupid Shock, che è un altro appunto che ho preso il mese scorso e che volevo tantissimo, sono una bruttissima persona, comunque lo leggerò assolutamente il prima possibile. Perciò ho il volume unico di Il nostro futuro Bokura no Tsuzuki. Andando avanti con gli yaoi, abbiamo un nuovo volume di
Remnant, i suoi soliti colori pazzeschi, ragazzi, cioè sono bellissimi, l'argento con i vari colori poi. Questo è il volume 6, edito dalla J-Pop al prezzo di 6,90€. Io so che molte persone non leggono, non gli piacciono i furry, soprattutto se yaoi, ma io stravedo per questa storia, a me piace davvero tantissimo. Dovrò sfortunatamente sfogliare molto velocemente perché non so che tipo di scene ci siano qui dentro, quindi meglio sfogliarlo molto velocemente. E niente, è una storia veramente che mi piace tantissimo, con le letture sono in pari per fortuna, anche perché esce molto raramente, molto lentamente, perché non credo che vada in ordine, cioè in concomitanza con le uscite giapponesi, ed è ancora in corso in Giappone, per questo ci mette molto ad uscire. Comunque io l'ho adorato e mi è piaciuto tantissimo, mi continua a piacere, è uno yaoi che sono veramente felice di avere qui nella mia collezione. Perciò abbiamo Remnant volume 6. Poi, andando avanti, finalmente un manga che aspettavamo da tantissimo tempo. Io ho preso la versione con la versione deluxe con l'Illustration Collection e sto parlando di Anti-Romance della Hidaka, la stessa autrice di, adesso non mi viene in mente, Malinconiche Mattine, credo, insomma ne ha fatti tantissimi. E questa appunto è la, ho già visto che è un po' rovinato, vabbè, edito dalla Flashbook al prezzo, il volume singolo non ce l'ho sfortunatamente, speravo che ci fosse scritto, in totale viene 10,50€ con anche l'albetto che adesso vi sfoglio. È un manga che volevo da davvero tanto, appena ho saputo che sarebbe stato portato dalla Flashbook ho detto io lo devo avere, perché Hidaka è una delle più grandi mangaka di Boys Love, veramente è molto molto brava, ne ha prodotti tantissimi, io adesso non mi ricordo esattamente che cosa c'ho di lei, ma ne ho un po', e niente, quando ho visto le storie di una settimana fa, due settimane fa della Flashbook dove faceva vedere i bancali pieni di Anti-Romance e di un altro manga che ho qui ovviamente e che tutti stavamo aspettando, e sono veramente saltata in piedi dalla gioia. Prima ero seduta, ho iniziato a urlare perché veramente è una meraviglia. E questo invece è l'Illustration Collection, è praticamente un mini artbook, cioè ragazzi guardate la magnificenza dei disegni della Hidaka, cioè ma cosa non è questo albetto, cioè beh, pazzesco. Comunque questo è il volume 1, perciò finalmente riuscirò a leggere Anti-Romance. Non so quante persone l'abbiano già letto, però io credo che mi sia entrato ieri o l'altro ieri in casella, quindi proprio fresco fresco, e niente, perciò Anti-Romance volume 1. Andando avanti abbiamo l'altro volume che stavamo aspettando da tantissimo, e il mio tatuaggio qui ne è il simbolo, per chi non lo sapesse dopo vi dico che cos'è, eccolo qui, Given volume 7, ragazzi ce l'abbiamo finalmente anche noi, uno dei yaoi più belli che siano mai stati creati, l'anime è bellissimo, sicuramente dà più forza alla storia rispetto al manga perché anche le componenti musicali dalla sua parte, nel senso le canzoni, le emozioni, le voci, insomma è tantissima roba. Questo stavo dicendo prima, è il tatuaggio che ho fatto della canzone di Mafuyu della prima stagione, insomma scusate, prima stagione in realtà perché poi c'è un nuovo OVA e un film di Given, comunque dell'anime di Given, che è Fuyu no Hanashi, che vuol dire storia di un inverno, ed è la canzone che Mafuyu canta nell'episodio 9, quello dove urla, insomma tutti la conoscete sicuramente. Ho voluto tatuarmelo qui perché è bellissimo, ci tengo veramente tantissimo, mi dispiace che si siano un po' rovinati i fiocchetti di neve qui, ma sfortunatamente non, insomma la pelle si è espansa e il tatuaggio ovviamente quando fai le linee molto sottili tende ad espandersi e quindi di conseguenza avrei dovuto farle più grandi, però lo trovo molto fine diciamo qui.
E niente, questo per farvi capire quanto io adori Given. In realtà è un tatuaggio di Given, ma è un po' dedicato a tutti gli yaoi, più o meno, perché mi danno tanta forza, mi danno tanta serenità, sono i miei amici quando io ho bisogno di supporto, ho bisogno di stare magari un po' da sola, devo ridere o piangere, loro ci sono sempre. E niente, perciò abbiamo Given, finalmente, volume 7. Poi, andando avanti, abbiamo un altro yaoi pazzesco, che però io questo non ho letto in scan, quindi sarà proprio una novità per me, ovvero Derail. Spero si pronunci così, perdonatemi se non è questa la pronuncia giusta. Edito dalla Planet Manga al prezzo di 7 euro. Questo è un volume unico e io bene o male so di che cosa parla, però non l'ho proprio mai letto. E quando ho sentito che era stato annunciato ho deciso di comprarlo, proprio scatola chiusa. Spero mi piaccia, perché altrimenti mi toccherà venderlo, ma sono quasi certa, vedendo anche adesso i disegni, che mi piacerà. Sì, lo trovo molto 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 carino. E niente, stavo guardando qui se c'era qualcosa, no, ok, perché mi sembrava di aver visto una tavola colorata, ma invece no, era la sovraccoperta nella sua magnificenza. Ok, niente, perciò abbiamo Derail volume unico, eccolo qui. Abbiamo quasi finito, lo giuro. Finalmente, ragazzi, io non so da quanto tempo lo stavo aspettando, la mia fumetteria per recuperare i volumi della Magic Press ci mette 50 anni, cioè io boh, non lo so. Finalmente ho anch'io Kabukicho Bad Trip 2. Cioè, io non so quanta gente ce l'abbia già da almeno 2 mesi. A me è arrivato adesso in casella. Cioè, boh, vabbè. E questo lo sfoglio molto velocemente. Allora, io avevo preso il primo volume non proprio a scatola chiusa, nel senso che bene o male sapevo di che cosa parlava. In questo caso c'è una fortissima componente sadomaso in questo yaoi. E io l'avevo letto un attimo in scan prima di comprare il primo volume, perché volevo esserne sicura, e non mi è dispiaciuto per niente anche la tematica del sadomaso, perché è stata inserita molto bene nella storia, per niente scontate, comunque in un certo senso non dico gradevole per chi non è interessato come me, però non disturba assolutamente le scene hot degli yaoi, di questo yaoi in particolare. Perciò è stato fatto un bel lavoro su questo manga, secondo me, perché è molto facile, quando si parla di sadomaso, passare un po' il limite, insomma, diciamo così, fare un po' il passo più lungo della gamba. Mi basta pensare anche per esempio a BJ Alex, MD credo che si chiama, il broadcaster, il co-protagonista, perdonatemi, il personaggio secondario, il broadcaster secondario di BJ Alex, in quel caso si parla di sadomaso, anche lì è stato inserito come tematica, ma non è per niente disturbante. E Kabukicho Bad Trip è la stessa identica cosa. Perciò finalmente ho anch'io il secondo volume. Poi, per finire gli yaoi, vi mostro finalmente questo, di cui non ho preso il romanzo, ma mi va bene così, ed è Until I Meet My Husband, edito dalla Star Comics al prezzo di 7,50 euro. Mi ha disturbato un po' questo formato, ragazzi, io non so perché fare un manga così. Anche il romanzo ha lo stesso formato, se mi ricordo bene. Ci ho dato un'occhiata al Bologna Nerd Show, perché c'era lo stand di Starshop e ce l'avevano anche il cofanetto. Io ho deciso di non comprare il romanzo perché capisco che è un'opera autobiografica, ed erano molto carini perché nel romanzo ci sono anche le foto del protagonista e suo marito, però sfortunatamente io non sono una che legge per niente, perciò ho preferito prendere solo il manga. Allora, io ho comprato questo manga perché è molto reale, ragazzi, cioè non è molto semplice parlare di una storia, soprattutto autobiografica, ed esternare i propri sentimenti, le proprie emozioni che si è vissuti veramente nella propria vita. Insomma,
Io mi sono innamorata, l'ho letto in scan e quando è stato annunciato ho deciso di comprarlo subito. Mi piace molto come il protagonista passi dall'essere bambino con i pregiudizi altrui ad essere uomo e anche di più. Perciò è una storia veramente toccante, la leggerò assolutamente il prima possibile anche perché si tratta di un volume unico e poi vi farò sapere che cosa ne penso, ma è veramente da toccare il cuore questo yaoi. È uno di quei yaoi che io consiglierei a chi non legge yaoi, perché questo veramente è il culmine della dolcezza, secondo me. Perciò, e non solo, perché ci sono anche momenti molto bui, però insomma, io l'ho adorato in scan, sicuramente lo adorerò anche in versione cartacea. Infine, vi mostro un ultimo manga che in realtà l'ho appena recuperato dal mio compagno, perché ce l'aveva lui, se lo stava leggendo, perché è il suo primo manga. Ma voi sapete quanto lui ama Yu-Gi-Oh! E adesso è uscito proprio un volumone molto importante e ne usciranno ovviamente altri. Adesso gliel'ho rubato e l'ho lasciato qui, ovvero Yu-Gi-Oh! La Complete Edition. Ebbene, abbiamo comprato anche quest'opera e la continueremo a comprare finché non si completerà. È della Planet Manga a prezzo di 14,90. Scusate, sto per dire 15, stavo arrotondando. Allora, questa è la Complete Edition, ovvero in un volume della Complete Edition sono presenti tre volumi della vecchia edizione. Adesso lo sfoglierò molto delicatamente perché volumoni così grossi facilmente si aprono e si rompono. Perciò ve lo sfoglio veramente velocemente. Adesso lui ha iniziato a leggerselo, si è già messo anche il segnalibro e niente, con calma arriverà anche lui a finirlo. Sono molto contenta. Questo non è ovviamente un manga per me, ma è per lui perché a me Yu-Gi-Oh! Non interessa. Ah, sto leggendo qua sopra che saranno 13 volumi in totale, esatto, c'è scritto proprio qui. E niente, perciò abbiamo deciso di recuperare anche questo, un po' anche perché finalmente lui si può avvicinare al mondo dei manga e diventare come noi un lettore. E comunque è di Yu-Gi-Oh! La sua più grande passione, quindi quando l'ha visto lui è impazzito. L'avevo già messo in casella proprio apposta per lui, ma quando se l'è ritrovato tra le mani è proprio. Si è crogiolato nella felicità, ecco. E niente, perciò io era l'ultimo che vi dovevo mostrare. Adesso vi metto i manga tutti in bella vista. Perfetto, ragazzi, eccoli qui. Questo direi che è assolutamente un mese abbastanza pieno. Perché ho comprato tantissimo. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Spero che vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo poi al prossimo mese con un altro video unboxing e sicuramente su Instagram in questo mese farò uscire tantissimi post recensioni sia dei vecchi manga che ho già letto, quelli che dovrò recuperare di giugno e magari anche qualcuno di questo mese. Perciò grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!